Ogni 5 anni i migliori atleti di ogni nazione partecipano a delle gare sportive che mettono alla prova la loro forza, la concentrazione e lo spirito competitivo. Il tutto si svolge nella bellissima città di Tokyo. E mi raccomando, visitate il famoso parco Sumo Slammer! Sono super felice di assistere a quelle gare! Sono super felice di andare al parco! E io sono super felice che abbiano incluso lo sport più bello del mondo, il badminton! No, lasciagliela vinta! Finalmente siamo arrivati a Tokyo! È ancora più bella che nel video! C'è tempo prima della cerimonia d'apertura. Che ne dite di mangiare qualcosa? Oh, c'è questo bel posticino che ha aperto da poco. Si chiama Super Tavola Calda Mega Porzioni. Quindi servono cibo enorme? Parte il treno dei mangioni! Ciuf, ciuf! Mega tempura di gamberi, mega salmone. Oh, il mio stomaco avrà da ridire, ma non nel mio portafogli. Qui i prezzi sono ottimi. Chi vorrebbe un gambero enorme? Non lo sanno. Più grande non vuol dire migliore. Oh, bene. Ci hai appena dato una lezione di vita. Sbrighiamoci a ordinare. Anche gli atleti dei giochi mondiali stanno ordinando. È la squadra giapponese di badminton. Oh, guarda come sono tosti. Wow. Ok, basta chiacchiere, mangiamo. Oggi il mio stomaco mi detesterà. Non voglio toccare cibo per una settimana. Sono d'accordo. A dire il vero, sono ancora affamato. Già, ho fame anch'io. E tu, nonno? Sì, è come se non avessi mangiato. E a quanto pare non siamo gli unici. Capito che furbetti? Cibo enorme che non sazia, così ne compri di più. Eccolo il furbetto. Ora che gli hai preso? Non lo so, lo scoprirò quando sentirò il rumore di cose rotte. Cameriera, dov'è la mia cameriera? Sì, capo. Servono altri piatti. Vado subito, capo. Sidney, hai rimesso le trappole per topi? L'hai chiesto al nostro stagista. Dove è finito quel ragazzo? Charlemagne! Charlemagne, non devi sbucare fuori all'improvviso. Hai rimesso le trappole come ti ha chiesto Sidney? Il parco! Andrai a perdere tempo sulle montagne russe dopo aver finito il lavoro. E ora aiuta Sidney. Oggi siamo belli indaffarati. Che sta succedendo qui? Adesso basta guarnire quel piatto. Mettilo subito nel Gigatron. Nel Gigatron? Non è un normale strumento da cucina. Wow! Eccellente! Adesso mandiamolo ai nostri clienti. E presto ne vorranno ancora. Tranquillo, Charlemagne, solo la forma è enorme. Vedi, i clienti pensano di mangiare dei piatti grossi come il caro Sidney, ma in verità i pasti che stanno consumando sono piccoli come te. Proprio così, i clienti vorranno sempre più cibo, il che vuol dire... No, lascia stare il parco, vuol dire che presto diventeremo un franchise famoso nel mondo. Saremo ricchi, così ricchi da comprarci una nazione.